Amici miei, anche noi in Italia abbiamo la nostra piccola Borgogna. Si chiama Oltrepopavese, è una zona baciata dalla fortuna, baciata da caratteristiche straordinarie, a cavallo fra tre regioni, il Piemonte, la Lombardia e la parte dell'Emilia. Nel terroir riscontriamo grandi quantità di argilla, di calcare che donano una finezza straordinaria al pino nero, il vitigno che è coltivato in maggioranza in questa regione, in questa straordinaria regione vitivinicola. Il problema di questa regione è che è sostanzialmente giovane a livello qualitativo, oggi è solamente del 2007 e quindi potete pensare quanto spazio si abbia davanti a noi per fare le più grandi bollicine. Di fatto già ora alcuni produttori come questo che andremo a assaggiare quest'oggi producono i migliori pino neri sul territorio nazionale. Di fatto la Franciacorta è ancora un punto di riferimento per la spumantizzazione di alta qualità del territorio nazionale, ma sicuramente l'Oltrepopavese si sta avvicinando e per quanto riguarda esclusivamente il pino nero, a mio parere non ci sarà partita tutta la vita il pino nero di quella zona lì, di quella zona magica che dona finezze straordinarie nel bicchiere. Oggi parliamo di un metodo classico straordinario, parliamo di Isimbarda, eccolo qua amici miei, questa azienda straordinariamente vocata, 3 ettari, 3 ettari meravigliosi, grande qualità, grande ricerca della qualità in cantina, vinificazione tradizionale e molta attenzione in vigna. Andiamo subito a vedere che cosa ci può donare questo Blanc de Noir 100% Brut di Isimbarda. Vedete questa bolla così giovane, così bella, questo colore dorato, paglierino dorato nel bicchiere. Ma avviciniamo il naso, amici miei. Il naso è un'esplosione soprattutto un'esplosione di eleganza, un'esplosione per quanto riguarda i fiori bianchi, note di lievito molto nette in bocca. È una bocca piena, potente, non è una bocca diciamo così in punta di piedi, riempie subito il palato, entra con freschezza e acidità, scorre, c'è grande bevibilità, ma c'è sostanza, c'è materia. Qua il vino nero lo si sente in bocca, lo si sente in questo vino straordinariamente complesso, straordinariamente appagante alla beva. Un grandissimo pino nero, 100%, Isimbarda, metodo classico. Per i francesi, se davvero iniziamo a fare questi prodotti straordinari a questi prezzi, anche per loro inizia a esserci davvero la concorrenza. Evviva l'Italia, evviva il pino nero, evviva l'Oltrepopavese!